Forse una svolta nella crisi politica belga, il re Alberto II ha conferito al socialista Elio Di Rupo l'incarico di formare il nuovo governo. Se Di Rupo riuscisse, diverrebbe il primo premier francofono degli ultimi tre decenni. Il paese è senza esecutivo da più di un anno, esattamente dal 26 aprile 2010. Il Belgio si è così guadagnato il poco invidiabile primato di paese con la più lunga crisi di governo della storia. Alle elezioni dello scorso giugno, Di Rupo, che è di origini italiane, aveva vinto in Vallonia e il re gli aveva dunque dato l'incarico esplorativo, incarico che era però fallito per l'impossibilità di trovare un accordo con i nazionalisti fiamminghi. Al centro del contendere il destino della circoscrizione bilingue di Bruxelles-Halle-Vilvoorde, visto il concretizzarsi dello spettro di una possibile secessione dei fiamminghi. In questi mesi sono più volte scesi in piazza i cittadini belgi con diverse manifestazioni, come questa soprannominata la rivoluzione delle patate fritte, per costringere i politici a trovare un accordo.